L'opinione. Riflettiamo con Giovanni Cominelli su tematiche politiche e sociali del nostro tempo. Il rapporto Istat 2021 ci informa che nel corso dell'ultimo anno l'Italia ha perduto 400.000 abitanti e che i morti superano i nati di 350.000 unità. I morti per Covid sono arrivati a oltre 127.000. Sono numeri da terza guerra mondiale, parola di Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat. Il nostro tasso di natalità è arrivato nell'ultimo anno a meno 24%. Siamo sulla via del Giappone. Se l'aspettativa di vita di un neonato giapponese arriva oggi a 107 anni, il paese perde 500.000 abitanti all'anno su una popolazione attuale di 125 milioni di persone. Un segnale? I pannoloni per anziani sono di gran lunga più venduti dei pannolini per l'infanzia. Come ha constatato da ultimo Mario Draghi, un paese senza figli è destinato a declinare e a scomparire. I dati del mercato del lavoro ci avvertono intanto che la ripresa post-Covid è segnata da una mancanza di forze lavoro in tutti i settori chiave, dal primario al terziario. Manchiamo di manovali, spazzini, baristi, bagnini, autisti di camion, apprendisti artigiani, idraulici, elettricisti, muratori, pastori, agricoltori, impiegati, badanti, infermieri, medici di base, anestesisti, tecnici, ingegneri. C'entra qualcosa questo discorso con la decisione cinese di allargare fino a 3 per coppia i figli generabili? Nel 1949, anno della proclamazione della Repubblica Popolare, i cinesi erano 600 milioni. Mao Zedong lanciò un biblico e furioso crescit et multiplicamini. Furono proibiti l'aborto, la sterilizzazione e i metodi contraccettivi. Così, nel 1979, i cinesi arrivavano già al miliardo. Oggi sono 1.444.000.000. Convinto che l'economia cinese non sarebbe stata capace di nutrire questa massa, Deng Xiaoping introdusse nel 1979 la legge del figlio unico, possibilmente maschio, che fu attuata in forme brutali. L'esercito passava nella sterminata campagna cinese a rastrellare le donne incinte per portarle in ospedale ad abortire. Nelle fabbriche esse dovevano riferire al capo reparto le vicende del loro ciclo. Se incinte già madri, dovevano scegliere tra un nuovo figlio o il posto di lavoro con relativo aborto. Questa politica ha portato oggi alla crisi demografica cinese. I giovani cominciano a scarseggiare, gli anziani diventano sempre più numerosi, le donne devono essere importate. Se a Malthus era sembrato che la crescita demografica sopravanzasse fatalmente le capacità dell'economia, oggi si prevede al contrario che la crisi demografica delle tre regioni più ricche del mondo, Nord America, Europa, Estremo Oriente, non sarà più in grado di alimentare la crescita economica. Gli USA hanno raggiunto il picco dei 330 milioni e di qui, prevedono i demografi, incominceranno a scendere. Resta l'enorme bacino africano destinato ai 2 miliardi e mezzo entro il 2050. Ma anche qui i processi di urbanizzazione violenta e selvaggia sono destinati a ridurre il tasso di fertilità da Lagos a Nairobi al Cairo. Nonostante le previsioni catastrofiche dell'aumento della popolazione globale, il 2040 si prospetta come l'anno del picco della specie umana. Il che è come dire che rischiano di venire meno le basi ideologiche, biologiche, della continuazione della specie e dello sviluppo umano. Previsione questa ancora più catastrofica. Queste tendenze mondiali, ripeto, c'entrano con noi.
La predicazione sovranista e nazionalista ci ha raccontato in questi anni la leggenda di un'Italia minacciata ai suoi confini da orde di barbari che mettono alla prova la nostra civiltà. In realtà, le nostre minacce esistenziali provengono dall'interno, dalla natalità tendente allo zero e dall'emigrazione dei nostri giovani fuori dai confini. In più, i nostri giovani ragazzi che si fermano rifiutano ormai i lavori a bassa qualificazione e i lavori pesanti. Senza questa forza lavoro, il paese perde capacità produttive e perciò declina. Per non essere travolti, abbiamo davanti solo tre strade. La prima, fare figli. Tuttavia, anche se dovessimo passare da 1,3 a 2 figli per donna da subito, servirebbe qualche decennio per ripristinare forse l'equilibrio nati-morti, ma nel frattempo saremo morti. Ma in ogni caso, che i nostri figli e nipoti si mettano a fare figli è irrealistico, anche se introducessimo da subito, come dovremo comunque fare, forti misure a favore della conciliazione tra lavoro e maternità. La seconda strada è quella di investire fortemente nella robotica, nelle connessioni digitali, nell'intelligenza artificiale, cioè nelle tecnologie che consentono di sostituire la forza lavoro umana. Ma c'è un limite, perché comunque servono scienziati, tecnici, esperti, progettisti che siano giovani, capaci di inventare e di gestire. La terza strada è quella di una politica economica e civile dell'immigrazione. Essa significa chiamata diretta dell'immigrato in relazione ai bisogni del mercato del lavoro e integrazione culturale. Intanto economica. Da questo punto di vista la ricetta danese non pare così assurda. Riprende d'altronde una formula applicata già dal Belgio nei confronti dell'Italia alla fine degli anni 40. Stock di immigrati in cambio di tonnellate di carbone. E dalla Svizzera già dagli anni 50, almeno per quanto riguarda i rapporti con l'Italia. Istituire dei centri di reclutamento della forza lavoro sul posto di origine dell'immigrazione. Perché non farlo oggi noi nei paesi di immigrazione? E poi una politica civile. Benché le generazioni più anziane si sentono minacciate nella loro identità culturale, è proprio questa la posta in gioco. Come salvare una storia, una civiltà, una lingua? Solo facendole camminare sulle spalle delle generazioni e sulle gambe delle generazioni più giovani. A chi passare il testimone se i figli e i nipoti delle generazioni più anziane dell'Occidente ricco e sazio hanno smesso di generare figli. Il suprematismo bianco è finito da tempo. I bianchi sono una minoranza della specie e Trump è stato il canto del cigno nero. Si tratta di vedere se vogliamo che la nostra civilizzazione abbia ancora qualcosa da dire in questa nuova storia dell'umanità. Integrazione vuol dire lingua italiana in primo luogo, perciò cultura, monumenti, storie. Chi non vuole integrarsi va espulso. Viene in questi giorni dalla Svizzera una notizia interessante. Il 6 giugno si è riunito a Berna un Parlamento dei rifugiati, organizzato dal National Coalition Building Institute, al quale hanno partecipato alcuni membri del Consiglio nazionale e di alcuni cantoni, oltre ai rappresentanti di Caritas, di Terre des Hommes, Svizzera e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Quella della immigrazione civile fortemente controllata, a prova rigorosa di integrazione, può essere per noi una strada. Avete ascoltato l'opinione? Riflessioni su tematiche politiche e sociali del nostro tempo con Giovanni Cominelli.